Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un tutorial in collaborazione con il sito Cobiz. Sul sito di Cobiz ho preso questi stampini davvero deliziosi. Questo è il set, questo è il codicino. All'interno ci sono esattamente 5 stampi identici, appunto, di questa graziosissima campanella con all'interno appunto l'alberello di Natale. E quindi voglio realizzare delle decorazioni per il mio albero di Natale. Andiamo a sperimentare appunto con questo stampo e come primo step prendo ovviamente la mia resina epossidica, utilizzo sempre questa qui di Resin Pro, dove c'è appunto il componente A e il componente B, il rapporto è di 10 di A e di 6 di B, quindi adesso vado a miscelare la resina e poi andiamo a sperimentare insieme. Rieccomi, allora ecco qui la resina pronta. Ovviamente adesso vado a versarle un pochettino all'interno di un altro bicchiere, in modo che posso andare ad aggiungere a questa resina qui questo pigmento qui rosso, sempre se riesco ad aprirlo con i guanti. Aspettate, tolgo i stampini sotto, inserisco all'interno un po' di questo pigmento qui. Questo è il colore. Adesso metto qualche glitter rosso all'interno. Prima di versare la resina all'interno dello stampino, prendo un po' di pigmento questo oro, un Cotton Fioc, prelevo un pochettino di pigmento dorato, va bene anche quello lì effetto specchio. E poi vado a spolverarlo sulla parte del rilievo alto dove è presente appunto l'albero. Quindi vado leggermente a passare il Cotton Fioc e a dipingere l'alberello. Questo è il risultato. Ovviamente con un po' di carta vado a rimuovere questa parte qui, la bagno con un po' di alcol . Ok, ovviamente un pochettino di pigmento è anche all'interno, però non è un problema, anche perché poi abbiamo realizzato questa base qui che è piena zeppa di glitterini, non fa niente se poi all'interno c'è un po' di glitterino anche dorato. E vado a versare ovviamente la resina. Ripercorro tutti i bordi. Ed ecco qua il risultato. Adesso passo velocemente l'accendino e poi aspetto la catalisi.
Eccomi, ho terminato finalmente le campanelle con lo stampo di Cobiz, questo è il risultato. Adesso devo un attimo lucidare questa parte qui, questa parte, e poi ovviamente sono pronte. Come lucido vado ad utilizzare questo qui, un attimino che ve lo mostro, sempre se riesco a trovarlo perché qui davanti a me ci sono tanti colori, quindi eccolo qua. Questo lucido che l'ho preso sempre dal sito di Resin Pro e vado a passarlo leggermente, questo lucido, sulla creazione in questo modo. Ed ecco qui le creazioni, ovviamente adesso devono asciugare per bene e il risultato è davvero molto molto bello. Gli stampini di Cobiz mi piacciono davvero tanto, infatti adesso sto realizzando altre campanelle in altre colorazioni. Ne ho realizzata anche un'altra, eccola qui un attimino, che anche in questa colorazione. Dopo ovviamente andrò a ripassare la parte del bassorilievo dove è presente l'alberello con un colore bello cangiante. Questi sono i miei esperimenti con lo stampo appunto di Cobiz, spero che siano di vostro gradimento. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni.